caro amico, se mi permette, professore, quindi, perché ha insegnato molti anni anche qui da noi alla nostra università in formalità giuridica. E ci parlerà dell'amministrazione digitale in genere, poi scenderà ovviamente nei particolari, e fino a che punto questa amministrazione digitale è in grado di aiutare il cittadino, la persona e il cittadino in modo particolare. Io non perdo tempo a presentarlo, perché poi si presenterà magari ancora meglio da solo, attraverso soprattutto la sua lezione interessantissima di oggi. E quindi passo subito la parola al professore. Buon lavoro. Grazie. Un saluto a tutti. Io sono venuto a Carino nel 1985. In quell'anno è stata attivata la prima cattedra di informatica giuridica in Italia e ho insegnato a Carino per 12 anni. E a Carino è nata anche l'Associazione Nazionale dei Professori di Informatica Giuridica e Diritto dell'Informatica, che oggi conta più di 150 iscritti in tutta Italia, con profili molto alti di specialisti all'interno di questa associazione. E come ultima cosa devo dire che in questa facoltà, la facoltà di giurisprudenza, è stata istituita la prima aula di informatica giuridica in Italia, e la responsabile di quest'aula è stata il professore Essenziano, cioè qui in prima fila. Quindi come vedete, Camerino per me è un ricordo molto forte. Ho accettato subito di venire qui proprio per questo legame affettivo, oltre che culturale, che mi lega a Camerino. Detto questo, entrerei subito in argomento, perché io non sono abituato a fare lezioni universitarie, sono abituato a fare considerazioni sul tema affidato e considerazioni che hanno a che fare con esperienze dirette sul campo. E partirei subito dal sottotitolo di questa mia relazione, che è il titolo delle tre giornate che voi state effettuando: uso, abuso e riuso degli strumenti informatici. Rispetto al mio tema che tratterò, l'amministrazione digitale, semplificazione, accessibilità, trasparenza totale, che sono tre termini che possono essere vuoti, ma che sono invece, se si riempiono di contenuti, possono essere invece tre termini molto efficaci, come vedremo. Bene, rispetto al titolo, questo titolo del vostro convegno, uso, abuso e riuso, lo commentiamo brevemente. Uso degli strumenti informatici. Nel settore pubblico gli strumenti informatici vengono adoperati senza finalità alcuna. Cioè, compriamo un sacco di soldi, spendiamo un sacco di soldi in hardware e software per gestire tendenzialmente tutto come se fossero macchine da scrivere. Non è tanto un'esagerazione, vedremo perché. Abuso, diciamo che sì, ci può essere un abuso dell'uso degli strumenti proprio perché non sono in linea con le norme, vedremo. La maggior parte delle invenzioni tipo il protocollo informatico sono dei pseudo protocolli informatici, quelli che abbiamo in giro in Italia, come abbiamo in giro in Italia pseudo procedimenti informatici, perché tendiamo a conservare la carta, perché lavoriamo sulla carta, perché la carta ha il valore legale e la parte elettronica è una figlia minore di questa amministrazione. Riuso: tendenzialmente non riusiamo quasi niente, né del software, tanto per essere brutali, e non riusiamo né metodologie né progetti di altri. Per esempio, io sto gestendo un progetto triennale di semplificazione amministrativa della Regione Umbria, con una legge 8 del 2011, che è la legge più completa da questo punto di vista in Italia, e una legge che ha varato anche un piano triennale di semplificazione. Questo sistema di norme, di piano triennale e di linee guida per sviluppare queste cose è accessibile sul sito della Regione Umbria.
quindi potrebbe essere riusato il tutto da altri enti a costo zero. In Italia il costo zero non si adopera mai, tendenzialmente bisogna sempre duplicare le esperienze pagandole n volte. Quindi dicevo che siamo in una situazione dove uso, abuso e riuso degli strumenti sono dei termini che ci permettono di dire alla fine che, per quanto riguarda ovviamente l'amministrazione digitale, non parlo di altri settori, per l'amministrazione digitale noi siamo a un livello di uso così molto normale, molto di basso profilo per le tecnologie, abbiamo un abuso delle tecnologie perché non sono collegate a un piano e soprattutto non sono collegate a un concetto molto banale, al dato. Cioè nelle amministrazioni pubbliche si comprano i computer senza pensare che servono per gestire i dati, i documenti, e vedremo come i dati e i documenti sono regolamentati, e a queste regole quasi nessuna delle 12.000 pubbliche amministrazioni che abbiamo si attiene. Poniamoci una domanda fondamentale: come rendere l'amministrazione digitale semplificata, accessibile e trasparente? Perché questo è il nostro tema. La risposta è: facciamo alcune considerazioni preliminari. Mi potete interrompere quando volete. L'amministrazione moderna non può non essere che digitale. Vedete che ci sono i riferimenti ad alcuni articoli, che sono articoli del codice dell'amministrazione digitale, dove non c'è la possibilità di scegliere tra un'amministrazione analogica e una digitale. C'è l'obbligo di andare verso l'amministrazione digitale, ma non fra 40 anni. C'era l'obbligo, c'è l'obbligo almeno a partire dal codice dell'amministrazione digitale che è del 2005, poi all'articolo 60 di questo codice trovate delle date. Voi sapete che gli italiani con le date non vanno molto d'accordo. Si dice dal 1 gennaio 2014 tutte le transazioni devono avvenire esclusivamente in modalità digitale. Io non me ne sono accorto, però è scritta questa data. Tendenzialmente i giuristi italiani, che sono bravi a spaccare i capelli, considerano la data come un termine ordinatorio, diciamo così, non è perentorio. Quindi, non essendo perentorio, ognuno fa come gli pare. E quindi noi ci troviamo nella situazione che tutte le date, le scadenze, sono saltate tutte dal protocollo informatico ad oggi e se volete dalle norme del 97, che sono le prime norme sulla firma digitale e sulla conservazione dei documenti, eccetera, sono saltate tutte e noi oggi ci troviamo in questa situazione. Cioè che non sappiamo quando avvieremo questa benedetta amministrazione digitale. Quindi c'è un obbligo di essere un'amministrazione digitale. L'amministrazione digitale non ammette un sistema misto, analogico e digitale, e quindi da una data certa tutte le amministrazioni dovrebbero abbandonare il sistema analogico, perché no, anche gradualmente, ma dovrebbero stabilire una data e andare verso operare esclusivamente in modalità digitale. Normalmente io giro per comuni, per province, per amministrazioni regionali e quant'altro, è rarissimo trovare in qualche documento pubblico una data di partenza per abbandonare l'amministrazione analogica e andare verso l'amministrazione digitale. D'altra parte, perché porsi un vincolo? L'italiano non ha bisogno di vincoli, io devo sempre avere un piano di fuga. E quindi è evidente che noi continuiamo a stare in questa situazione. L'amministrazione digitale deve essere accessibile, altro elemento forte. Se il dato esiste, viene prodotto, non viene prodotto per la signora burocrazia, viene prodotto perché possa essere accessibile dall'esterno, da parte di chi? Di un soggetto strano, che è quello che legittima gli stati, il cittadino.
quale cittadino diamo poca importanza, se non a parole. Quindi l'amministrazione digitale deve essere accessibile attraverso quali strumenti? I siti costruiti per l'utenza e non per la burocrazia. Ritorneremo su questo concetto, perché oggi i siti sono costruiti per la burocrazia e non per i cittadini, per gli utenti e le imprese. Non dico di andare sul sito del Camerino, del Comune del Camerino, o sul sito della vostra università, sul quale sito potrei dire molte cosine, ma andate sul sito del Comune di Roma, o andate verso il suicidio veloce, oppure abbandonate dopo 30 secondi l'accesso al sito, perché non sapete dove andare, non sapete cosa cercare, come cercare e via dicendo. E in questa situazione la maggior parte dei siti italiani sono costruiti per la burocrazia, dalla burocrazia per le proprie finalità. L'amministrazione digitale deve essere trasparente nella logica dell'accesso civico. L'accesso civico è stato istituito con il decreto legislativo 33 del 2013 ed è un concetto molto forte, non è legato più all'interesse legittimo da parte del cittadino su qualche cosa di impreciso, ma è legato al fatto che io posso accedere quando voglio attraverso il sito dentro il sistema documentale di un'amministrazione pubblica per sapere che cosa l'amministrazione pubblica fa, sta facendo, eccetera, perché ho il diritto di saperlo. Esiste l'amministrazione digitale? Se i paradigmi sovraindicati sono validi, allora è necessario dare un'ulteriore risposta ad un'altra domanda. Esiste un'amministrazione digitale che rispetta i principi prima indicati, cioè totalmente digitale, trasparente, accessibile? Perché questi sono gli elementi per capire se è un'amministrazione trasparente, o lo capisco solo da un elemento: se il sito mi dà l'opportunità di accedere velocemente, di sapere quello, e di avere quello che mi serve. Se questo non funziona, non è trasparente, cioè è scarsamente accessibile e scarsamente trasparente, perché se io non accedo non riesco a capire cosa c'è dentro. Allora, la risposta è: oggi esiste un'amministrazione che cerca di utilizzare tecnologie in un contesto burocratico costoso, non semplificato, che conserva la carta, che non opera in rete, che non ha attuato il codice dell'amministrazione digitale e che ha fatto finta di operare con il protocollo definito informatico. Questa è la situazione di oggi. Oggi la burocrazia presenta un back office lungo, costoso, pieno di carte, strutturato per le anomalie burocratiche e non per i cittadini, quindi la necessità di semplificare. Oggi la burocrazia è scarsamente accessibile perché usa siti costruiti per la burocrazia e non per i cittadini. Oggi la burocrazia è scarsamente trasparente perché la trasparenza è vissuta ancora come un adempimento e quindi un limite alla operatività discrezionale della pubblica amministrazione. Io assisto e partecipo a convegni dove i dirigenti italiani, che sono veramente il disastro della burocrazia italiana, mi dispiace, c'è qualche dirigente in sala, mi dispiace che dico queste cose, ma le dico in pubblico da una vita, quindi non sono molto ben visto dalla dirigenza italiana, e dove i dirigenti, evidentemente, che dovrebbero essere un soggetto strategico questa attività, fanno da frigo. Bene, in questi convegni tutti a spaccare il capello per stabilire cosa non pubblicare sui siti. La domanda è semplice: quali sono i segreti di un comune? Quali sono i dati che devono essere segretati in un comune? Io lo chiedo a tutti, nessuno riesce, dicono solo i dati sensibili del personale. Vabbè, ma quello è già è regolamentato dal codice per la protezione dei dati personali. Quali sono gli altri dati che devono essere tenuti all'oscuro del cittadino? È una domanda pertinente, penso, legittima, pertinente, la risposta dovrebbe essere nessuno, cioè dovremmo pubblicare tutto. Invece non è così. La burocrazia continua a reagire a tutte queste forme di trasparenza dalla 241 del 90 ad oggi, e un continuo interferire
per non pubblicare, per pubblicare il meno possibile sui siti documenti, dati e decisioni che prende l'amministrazione. Quindi oggi, per chiudere questa pagina, le distruzioni della burocrazia costano ai cittadini e alle imprese 20 miliardi di euro all'anno per difetto. 20 miliardi di euro all'anno che noi buttiamo tra disfunzioni, lungaggini, ritorni allo sportello e quant'altro da parte dei cittadini, che potrebbero invece usufruire di procedure semplificate e quindi meno costose, senza disfunzioni. 20 miliardi sono un sacco di soldi, e 15 miliardi nella sanità. Come costruire l'amministrazione digitale? Perché adesso abbiamo fatto un po' di critiche, abbiamo detto che è necessario realizzare l'amministrazione digitale e abbiamo anche detto che l'amministrazione digitale, analizzata rispetto ai parametri che ci siamo posti, non esiste, quindi dobbiamo realizzarla e quindi come procediamo? Ovviamente il primo paradigma che dobbiamo utilizzare in questi nostri discorsi è la semplificazione totale. Prima di digitalizzare dobbiamo semplificare le attività, perché è così banale: se io compro hardware e software per applicarli alle procedure senza toccare le procedure o i procedimenti o la modulistica o i documenti, evidentemente io non faccio altro che aumentare l'inefficienza, non faccio altro che aumentare i costi di gestione, e quindi finalmente la Corte dei Conti incomincia a pensare che c'è anche una responsabilità erariale sull'uso delle tecnologie ridondanti, perché devo gestire due procedure, una a mano, è di carta, e una elettronica, oppure addirittura la responsabilità erariale per ridondanza di dati. Ne discutevo l'altro giorno in Corte dei Conti, la ridondanza dei dati, perché? Perché io per produrre dati utilizzo le risorse umane e le pago, utilizzo le tecnologie informatiche e le pago, e faccio pagare il cittadino per tutta questa perdita di tempo. Quindi c'è una responsabilità erariale da parte della dirigenza, perché la dirigenza non affronta correttamente il tema dell'amministrazione digitale sotto il profilo della semplificazione e della semplificazione totale. Quindi, con un intervento di semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi di tipo preliminare, la semplificazione è quindi una fase preliminare, è insostituibile, è necessaria, non è differibile. Io qui nella pagina, se riuscite a leggere dal fondo, sono 44 anni, così vi dico come ci siamo fatti noi italiani, che non applichiamo la legge 15 del 68. Ci abbiamo messo 44 anni per non applicarla, perché dice che noi siamo un popolo di grande riflessione. Questa legge, che è stata ripresa con la legge 183 del 2011 sulla decertificazione totale, articolo 15, anche questa le amministrazioni cercano di non applicarla. Per esempio, quando io faccio esami nella mia università, vengono gli studenti, io per la maggior parte ho studenti lavoratori nelle pubbliche amministrazioni, e mi chiedono l'attestato di aver sostenuto gli esami. Io non posso rilasciare attestati in base all'articolo 15 della legge 183 del 2011 e in base alla direttiva 41 del ministro dello stesso anno. Non posso rilasciare, sono sanzionabile. E comunque le amministrazioni, polizia, ministeri e tutti quanti continuano a chiedere di attestare che c'è, perché il capo del personale continua, e io continuo a dire, mi fa chiamare dal suo capo, il mio capo è il capo della polizia, mi faccia chiamare da pazza, così gli spiego che esiste la legge 183 del 2011, articolo 15, che vale per le forze della polizia, per i ministeri e per tutti i cittadini italiani. Questo problema, quindi da 17 anni che non applichiamo le norme sul documento digitale, perché nel 97 abbiamo varato una normativa sulla validità giuridica del documento digitale, e ovviamente 9 anni che non applichiamo il codice dell'amministrazione digitale, e se andiamo a vedere la legge 241 del 90, la legge famosa che tutti quanti citiamo dalla mattina alla notte e viceversa, è una legge scarsamente applicata
sotto il profilo più importante di questa legge. Questa legge fu emanata nel 1990 per quale motivo? Per la semplificazione dei rapporti tra cittadini e burocrazia. Se i risultati dopo 20 anni, 24 anni sono questi, mi pare che non abbiamo centrato l'obiettivo. Quindi, semplificazione è la parola d'ordine. La semplificazione è operazione che precede la digitalizzazione. Questo è stabilito con chiarezza dall'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale. Quindi prima semplificare e poi digitalizzare. Questa collocazione temporale sequenziale, prima semplificare e poi digitalizzare, è esattamente il contrario di quello che è avvenuto in 50 anni di informatica pubblica in Italia. Prima abbiamo comprato l'hardware e software e poi abbiamo deciso cosa ci facciamo di queste risorse adesso. Questo significa anche, lo dico ai giovani, alle pubbliche amministrazioni in sala, che oggi se un sindaco, se un'amministrazione decide di fare un appalto in materia informatica e non interviene prima sulla semplificazione e poi sulla digitalizzazione, evidentemente fa un appalto, prende una decisione illegittima, perché va contro un articolo del codice che dice prima si riorganizza e si semplifica, e al comma 2 di questo articolo 15 il codice spiega addirittura cosa bisogna semplificare. Così, siccome l'ho scritto io l'articolo 15, ho minacciato che chi si permette di toccare l'articolo 15 viene di essere varato dal Parlamento, farà i conti con qualche dubbio. Perché? Perché è il comma 2 di questo articolo 15 dove si dice che bisogna semplificare le procedure, i procedimenti, gli atti, i documenti, la logistica, le attività, cioè ce l'abbiamo messe tutte, perché lì la burocrazia era pronta a svicolare. Oddio, se sono scordate di mettere le attività gestionali, quindi quelle le facciamo a mano, oppure hanno detto che facciamo la digitalizzazione degli atti e quindi non dei procedimenti, e avere a che fare con la burocrazia è una cosa seria, diventano tutti giuristi all'improvviso. La semplificazione interessa quindi il sistema procedimentale e documentale della pubblica amministrazione, perché è evidente che io quando metto mano alla semplificazione del sistema delle procedure, delle attività, dei procedimenti, metto mano alla semplificazione del sistema dei documenti. Cioè, quali sono i documenti che io utilizzo in un procedimento? Sono quelli che veramente mi servono, oppure ne posso fare a meno, oppure invece di quattro moduli ne posso adoperare solo uno, e se è digitale ovviamente meglio ancora, chiaro, e via dicendo. Oppure perché devono esserci 10 fasi in un procedimento? Dove è scritto? Io chiedo sempre ai direttori, ai dirigenti, ai segretari comunali, mi dice dove avete stabilito che una certa procedura dura 22 minuti ed è fatta di 12 fasi? Da nessuna parte. Cioè nessuno ha mai formalizzato queste cose. Il che significa che in 12.000 enti pubblici d'Italia quasi nessuno, al 99% nessuno ha il manuale delle procedure, dove è definito l'iter della pratica, dove è definita la tempistica reale della pratica, dove è definito cosa fare per e come si presenta l'istanza e via dicendo. Il che significa che, non essendoci un manuale delle procedure, non è formalizzata l'organizzazione del lavoro della pubblica amministrazione. E qui faccio delle domande. Ma se non è formalizzata l'organizzazione del lavoro della pubblica amministrazione, come si fa a fare il controllo di gestione? Su che cosa facciamo il controllo di gestione? Sull'inesistente. E guardate che è una cosa seria questa, perché a cascata questa affermazione da un lato dice non c'è organizzazione del lavoro, dall'altro dice io non posso fare il controllo di gestione. Domanda: come si fa a dire in Italia che la dirigenza dirige così bene perché fa il controllo di gestione quando non ha gli strumenti per farlo? Secondo, come si fa a dire che la dirigenza dirige così bene la burocrazia pubblica quando il livello di qualità dei servizi è bassissimo? Qualche cosa non quadra.
La semplificazione interessa quindi la durata, le fasi, la modulistica, i dati, i documenti, le transazioni tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni e il sistema amministrativo in quanto tale. Cioè, noi possiamo semplificare tutto perché al 99% il tutto non è regolato da leggi, per fortuna, ma solo dalla prassi. E quindi, come prassi crea, prassi modifica. Domanda: chi è che deve modificare? In base al testo unico del pubblico impiego, decreto 165 del 2001, questo spetta alla dirigenza. È la dirigenza che deve sovrintendere alla semplificazione delle attività. Se c'è una coda dietro l'ufficio, è il dirigente responsabile che toglie la coda e studia come togliere la coda. Non è una funzione dell'organo politico, in base all'articolo 4, primo comma, di questo testo unico del pubblico impiego. Questo è un compito della dirigenza. Quindi, se voi vedete sovraffollamenti, se voi vedete burocrazie che non funzionano, la responsabilità è della dirigenza o degli apicali se non c'è la dirigenza. Quindi, se la fase di semplificazione viene bypassata e un'amministrazione usa le tecnologie come soluzione totale dei problemi burocratici, cioè io con le tecnologie come bacchetta magica risolvo i miei problemi, beh, è evidente che si perpetua l'errore che dura 50 anni, l'abbiamo già detto. Noi usiamo e abusiamo le tecnologie senza una logica di buona amministrazione. Questa è la prima conclusione che possiamo trarre da queste nostre riflessioni. Accessibilità e trasparenza. Gli altri due elementi di questo mio titolo sono l'accessibilità e la trasparenza, che sono dei corollari di un'amministrazione semplificata, perché è chiaro che io, se ho un'amministrazione semplificata, diventa più facile avere un'amministrazione accessibile e quindi un'amministrazione trasparente, perché vado a pubblicare sul famoso sito tutto quello che mi permette di dire ai cittadini come sto operando, come io organo sto operando, attenzione, come io dirigente sto operando. Sono pochi casi in Italia, però ci sono per fortuna, dove il dirigente si appropria della sezione di sito di sua competenza e dà comunicazioni dirette ai cittadini per le sue competenze. E sono pochi, però per fortuna ci sono, e speriamo che diventino delle buone prassi, quei siti dove il dirigente dice: la procedura numero X, che durava 3 mesi, adesso l'abbiamo semplificata e dura 1 mese. E quindi il cittadino lo sa. Questo è il modo moderno di comunicare tra la dirigenza e il cittadino. Mi è mai capitata una cosa del genere, di trovare sul sito qualcuno che abbia, a me personalmente no, quindi mi hanno comunicato che alcuni comuni lo fanno, sono andato a vedere, sono rimasto molto colpito da questa novità. Sono i soliti comuni del nord, mi dispiace, sono meridionale, quindi mi dà fastidio che solo al nord si fanno queste cose e poi non si fanno nel resto dell'Italia. E comunque diciamo che il problema della trasparenza è legato sicuramente al problema della semplificazione. Più è leggera la burocrazia, più è facile gestire il sistema dei dati e il sistema dei documenti. Quindi, siccome queste cose non nascono così per caso, bisogna fare un progetto di burocrazia digitale. E quindi in questo progetto dovrà essere compresa il progetto che riguarda l'accessibilità alla burocrazia digitale e la trasparenza totale. Che cosa significa in concreto fare un sito che permette al cittadino di accedere facilmente e di avere l'informazione facilmente, ma non l'informazione parziale, tutta l'informazione che serve per le sue esigenze. L'accessibilità significa costruire porte di ingresso ai sistemi amministrativi senza barriere amministrative fisiche e tecnologiche. L'articolo 50 e seguenti del codice, ve lo suggerisco come riflessione ulteriore, in questi articoli tratta dei requisiti dei dati pubblici. Ci sono dei requisiti obbligatori che le amministrazioni devono rispettare sui dati pubblici. Il primo requisito, per esempio, è la disponibilità del dato. Articolo 50.
Se il dato è disponibile, diventa accessibile, perché se non è disponibile non è accessibile. Allora è evidente che se io devo andare a progettare un sistema di dati, anche tecnologicamente avanzato ovviamente, devo progettare un sistema di dati che devono essere disponibili per l'utente, e quindi il requisito successivo è l'accessibilità, e quindi la sicurezza del dato è un requisito del dato, e quindi la fruibilità è un requisito del dato. Sono tutti requisiti che dall'articolo 50 all'articolo 58 e 59 di questo codice sono indicati, sono obbligatori per le pubbliche amministrazioni, e quindi le amministrazioni non possono considerare quando realizzano un sito non considerare che ci sono dei requisiti, dei dati ai quali bisogna attenersi. E ho anche citato l'articolo 6 del decreto 33 del 2013, dove si parla di qualità dell'informazione, e si aggiungono altri requisiti oltre all'articolo 50 del codice. Per qualità di informazione si intende l'informazione completa, l'informazione aggiornata, l'informazione pertinente. Domanda: chi stabilisce che una informazione è completa? Chi è che stabilisce che l'informazione deve essere aggiornata e quando deve essere aggiornata? Chi stabilisce che quell'informazione è pertinente a un procedimento piuttosto che a un altro? È il solito dirigente. Non è che ce l'ho col dirigente, è che il legislatore ha stabilito questo. Se stanotte il legislatore cambia il testo unico, faremo altre considerazioni. Ma oggi la situazione è questa. Qualcheduno deve decidere che cosa si intende per qualità dell'informazione. Il decreto 33 del 2013 è il decreto che ha risistemato tutta la normativa sulla pubblicità degli atti. E tanto per essere sintetici, i comuni oggi, i ministeri e quant'altro, dovrebbero pubblicare tutte le decisioni di qualsiasi tipo, economico, finanziario, non legate anche a problemi economico-finanziari, dovrebbero pubblicare sul sito. Quindi esistono regole precise legate ai requisiti dei dati. I requisiti sono dei vincoli per le amministrazioni. Non si può comprare tecnologia e applicarla al sistema documentale senza il rispetto dei requisiti che ho detto prima. E è chiaro che la domanda ulteriore, che è l'ultimo punto di questa slide, è: esistono regole nelle pubbliche amministrazioni per la formazione, la gestione, la diffusione, l'aggiornamento, l'accessibilità, la sicurezza dei dati, dei documenti? La risposta è no. Se voi andate a vedere i regolamenti di organizzazione di un comune, di una regione, di una provincia, voi non trovate uno straccio di norma o di regola su come si formano i dati, su come si gestiscono i dati, su come i dati diventano digitali, su come i dati devono essere accessibili e via dicendo. È come se tutta questa materia fosse naturalmente, si trovasse in natura. Cioè io in natura mi trovo il sistema dei documenti, in natura mi trovo il sistema della linguistica, in natura mi trovo il dato che deve essere pubblicato sul sito. Non è vero, in natura non esiste niente. Le amministrazioni comunque, anche se sono sfasciate, hanno creato il proprio sistema documentale sfasciato, ma qualcuno l'ha creato o ha contribuito a portarlo avanti. Quindi noi possiamo definire alcune linee guida, così ci diamo anche delle specifiche funzionali su certe questioni che hanno a che fare con l'amministrazione digitale. E sicuramente l'amministrazione digitale deve applicare il principio che noi abbiamo già citato dell'articolo 15: prima semplifica e dopo digitalizzi. Questo è un principio fondamentale e quindi corrisponde a una linea guida precisa. Se non si fa questo, stiamo facendo un'operazione illegittima, perché l'articolo 15 obbliga a fare questo. Secondo, senza semplificazione preliminare è impossibile realizzare il passaggio verso un'amministrazione digitale. Abbiamo fatto riferimento ai dati pubblici.
i requisiti dei dati pubblici sono un vincolo, però sono anche un'opportunità, perché finalmente avendo dei requisiti vincolanti io posso andare a progettare il mio sistema dei dati in modo intelligente. Come si fa? Beh, è molto semplice. Il gruppo degli apicali di un comune dove non ci sono i dirigenti o il gruppo dei dirigenti fa delle riunioni e stabilisce formalmente per iscritto come procedere alla costruzione di un sistema di dati, e lo fa in ragione delle specifiche esigenze dei settori di un comune, che sono esigenze diverse: ufficio tecnico, servizi sociali, servizi anagrafici e via dicendo. E in ragione di queste specificità i dirigenti decidono di fare un'operazione di semplificazione, smaltiscono sistemi pesanti, costosi, e dopodiché incominciano a sperimentare sistemi più leggeri. E quindi questi requisiti, che ripeto sono definiti dall'articolo 50 e seguenti del codice, dall'articolo 6 del decreto 33 del 2013, sono requisiti che qui abbiamo detto: disponibilità, sicurezza, trasparenza, intelligibilità, fruibilità, aggiornamento, qualità, accessibilità, chiarezza. Voi avete sicuramente, vi siete imbattuti in molti siti, come sono scritti, in quale lingua? Lingua italiana oppure mescolata al dialetto locale oppure altre cose? La chiarezza è molto rara nei siti pubblici, come è raro indicare l'iter di una pratica. Voi sapete che tutte le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di adottare il manuale di gestione del protocollo informatico. All'interno del manuale c'è una lettera del manuale che rende obbligatoria la descrizione dell'iter delle pratiche. Io non ho mai trovato manuali dove c'è la descrizione dell'iter delle pratiche. Quindi quel manuale, dal punto di vista legale, è illegittimo, perché non è completo e non è a norma. Per cui il manuale del comune di Camerino dell'iter delle pratiche è uguale al comune di Milano, perché non c'è nessuna differenza. Altra linea guida: necessità di realizzare processi amministrativi di tipo integrato. Chi si occupa con voi di tecnologie e vuole applicare la tecnologia a una pubblica amministrazione deve stare attento ai trabocchetti di questo tipo. Cioè, uno parte dal protocollo, cioè per fare il protocollo informatico devo comprare un applicativo, poi il protocollo non mi gestisce tutta la documentazione digitale, perché ho interpretato che il protocollo è solo quella funzione che certifica l'ingresso del documento nel mio sistema amministrativo, e il resto funziona a mano con la carta eccetera. Bene, c'è una fase preliminare a protocollo che fa parte del processo amministrativo, e cioè a dire l'istanza. Cioè io presento un'istanza all'amministrazione e questo documento viene protocollato. Poi il documento va sulla scrivania elettronica, se ce l'ha, del dirigente. Il dirigente avvia il procedimento in prima persona o delega un altro a seguire il procedimento. Poi c'è un'istruttoria, poi c'è la conclusione dell'istruttoria, poi c'è un atto, un provvedimento espresso, esplicito, e questo provvedimento dovrà essere comunicato ai soggetti interessati, va pubblicato sul sito e va conservato. Questa è tutta la filiera standard. Qualsiasi documento entra in una pubblica amministrazione funziona in questo modo: c'è un'istanza, ho chiamato un documento che entra in un sistema, viene protocollato e fa la trafila. Quindi c'è un processo standard che si può applicare a tutte le attività. Questa linea guida è importante, perché se noi continuiamo a vedere in modo segmentato il procedimento, cioè parto dal protocollo, ne faccio un pezzo digitalizzato, il resto lo faccio a mano, e non vado a progettarlo completamente in modalità digitale, è evidente che io mi trovo nella situazione di andare a parcellizzare un processo documentale che dovrebbe essere integrato.
istanza fa parte del sistema documentale sul quale devo intervenire. Abbiamo fatto riferimento al manuale di gestione. Questo è un documento importante, dovrebbe essere reso pubblico su tutti i siti di tutte le amministrazioni, è un obbligo. Quindi se voi volete divertirvi e volete andare su un sito di un ente e vedere come è scritto il manuale, sostanzialmente i manuali oggi, manuale che è il protocollo informatico, trattano dei documenti analogici. Cioè è il contrario, dovrebbero trattare dei documenti digitali. Però se voi andate a leggere il manuale dove ci sono le regole della gestione del protocollo, tendenzialmente in testa chi ha fatto il manuale c'ha la carta, non pensa al digitale. E quindi è chiaro che il manuale di gestione del protocollo informatico è limitato alla fase di protocollazione, mentre il legislatore dice che la gestione del protocollo informatico fa parte della gestione documentale e la gestione documentale deve essere informatica. E quindi io devo vedere tutto il flusso documentale in modalità digitale. Quindi il manuale deve regolamentare in modo residuale i documenti analogici. Quindi deve regolamentare al 99%, se si può dire così, i documenti digitali, e in via residuale deve regolamentare quello che resta dei dati analogici. Uno potrebbe dirmi, ma oggi noi ci troviamo davanti alla carta, cioè tutto quello che arriva in un'amministrazione comunale ancora arriva per carta. Ciao, saluto l'amico Consonetti che da parecchio che non lo vedo, ciao. E quindi è evidente che siccome io devo andare a regolamentare tutto questo sistema, il manuale di gestione diventa uno strumento non solo obbligatorio per legge, l'articolo 5 delle norme tecniche e anche delle norme che sono uscite da pochi mesi obbligano ad adottare questo manuale, ma si dice anche perché e come va adottato questo manuale. È evidente che il manuale deve permettere il trattamento dei dati digitali. È vero che noi trattiamo nella maggior parte dei casi ancora in questa fase trattiamo documenti analogici, perché sarà banale quello che dico, però è evidente che se un comune oggi mi pubblica un modulo che poi io devo stampare, è chiaro che io da digitale quel modulo diventa analogico, lo filmo a mano, lo mando per posta o lo porto a mano, e cosa succede al protocollo? Che qualcuno prova a scannerizzarlo, quindi praticamente l'operazione prima ritorna dopo e lo scannerizzo, e poi sentite, udite, udite, questo pezzo di carta me lo conservo e poi lo lavoro in modo elettronico. Nessuno si va a leggere l'articolo 23 ter del codice dove si dice che quando devo conservare un documento che da scannerizzato nel rispetto delle norme tecniche diventa digitale, io devo conservare solo il digitale. È scritto così in italiano, però chissà perché gli italiani conservano la carta, perché forse di notte, se si svegliano all'improvviso, si sentono sudati nel dubbio che si sono persi qualche file, e non gli viene mai il dubbio che la carta si perde, viene sostituita la carta, chissà perché, viene modificata la carta, chissà perché. È evidente che il digitale crea dei problemi, ma la cosiddetta discrezionalità della pubblica amministrazione. Quindi, altra linea guida, costruire il processo amministrativo per il cittadino e non solo per la burocrazia. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo, lo approfondiamo, nel senso che devo andare a creare un sistema che risolva i problemi del cittadino, e quindi evidentemente non ho altra strada che quella della autodichiarazione e della decertificazione totale. Mi guardo intorno, mi accorgo che le norme mi permettono, anzi mi obbligano a fare questo, quindi ho un grande alleato nella norma. La legge 183 del 2011 mi dice che devo solo procedere per autodichiarazioni nella maggior parte dei casi,
e che quindi io non devo allegare documenti che certificano stati fatti a qualità, perché la burocrazia è obbligata a fare le verifiche dei dati dichiarati da me. Voi pensate che procedendo in questo modo, è un criterio che io sto adoperando nella regione Umbria su tutti i processi di digitalizzazione che stiamo portando avanti. I processi di digitalizzazione si semplificano e si carica tutto sull'istanza, sul modello dei dati che supporta l'istanza di un cittadino quando deve chiedere qualche cosa. Quindi facciamo dichiarare al cittadino, secondo un modello dei dati, tutto quello che deve dichiarare. Se dimentica qualche cosa il sistema non parte, il che significa che dal punto di vista del procedimento io non vado a pesare sulla burocrazia, perché non parte proprio il procedimento. O riempi il modello dei dati che ti ho dato io, come dico io, oppure non parte il procedimento. È strano che i cittadini italiani o i burocrati, quando devono comprare un biglietto tramite rete, obbedisce a quello che gli si chiede, non mette il cellulare e si blocca il sistema. Mentre quando lo dobbiamo fare da quest'altra parte, non adoperiamo lo stesso criterio, che è un criterio sanissimo. E cioè a dire, siccome devi autocertificare tu cittadino, bene, io ti vengo incontro, però tu dichiara tutto quello che ti chiedo. Se tu non mi metti i dati che io ti chiedo, non parte il procedimento. È molto semplice. State certo che il cittadino si adegua subito, perché capisce che può avere un servizio di qualità. Quindi questo meccanismo, questa linea guida, la stiamo adoperando in concreto in questo processo di semplificazione della regione dell'Umbria, e questo sistema lo stiamo per esempio adoperando sullo sportello unico per le attività produttive e per le attività dell'edilizia, il che semplifica pesantemente tutto, il che significa che tutto avviene in modalità digitale, il che significa che l'80% del sistema documentale e procedimentale di un comune si risolve con lo sportello unico. E quindi si risolve in modalità totalmente digitale. L'altra linea guida è appunto la identità fra l'istanza, cioè la mia domanda che presento, e abbiamo detto che la devi presentare secondo un modello di dati che l'amministrazione stabilisce prima in modo intelligente, e la identità fra l'istanza e la istruttoria. Voi sapete che i tempi lunghi dell'istruttoria sono dovuti al fatto che tutto avviene in modo informale, cioè io scrivo come mi pare, l'amministrazione si becca la domanda scritta da me come mi pare, gli metto allegato alcune carte che poi a volte servono e a volte non servono, dopodiché vai più di una volta allo sportello perché uno interpreta in un modo e uno, e non troverai mai la definizione dell'iter sul sito, cioè come comportarsi per chiedere una cosa che tendenzialmente non è mai descritto in modo completo, se è descritto. E quindi è evidente che l'istruttore diventa una cosa lunghissima e costosa. Sapete quanto costa il pubblico impiego in Italia? Costa 224 miliardi all'anno di stipendi. Se dobbiamo rapportare gli stipendi al livello e alla qualità dei servizi, ma pare che spendiamo un po' troppo. 224 miliardi di euro per avere un livello di burocrazia tendente allo zero, se ci dobbiamo dire le cose come sono, più i 20 miliardi di distruzione che abbiamo detto all'inizio, quindi il costo incomincia a essere abbastanza pesante. Allora va snellito questo sistema, va snellito nelle attività delle cosiddette pratiche. Gli italiani amano molto questo concetto della pratica. L'80% dei dipendenti pubblici in Germania, nei paesi del nord Europa, operano sui servizi, il 20% sulle pratiche. Noi il contrario, l'80% sulle pratiche che non finiscono mai, il 20% sui servizi. Sui servizi peraltro potremmo incassare pure parecchi soldi con burocrazia, però è una cosa che non facciamo perché a noi i soldi non ci piacciono. Allora, l'istruttoria è lunga. Nella filosofia di caricare tutto sull'istanza, nel primo momento, i dati dichiarati, cosa comporta? Che l'istruttoria diventa uguale all'istanza. Siccome devo
verificare i dati, e in molti casi, l'abbiamo sperimentato per esempio per l'Agenzia del Diritto allo Studio a Perugia, noi abbiamo fatto le verifiche di 15.000 domande in base al bando per tutti i servizi in modalità telematica, lavorando sui dati dell'università, sui dati dell'ISEE e sui dati dell'ANAGRAF. E quindi al 100% abbiamo verificato stati fatti e qualità dichiarati dagli studenti in una istanza totalmente digitale, senza l'uso né della PEC né della firma digitale. Anche questo è un altro luogo comune. Ci siamo innamorati della firma digitale in Italia. Chi vi parla è l'autore della firma digitale in Italia, dal punto di vista normativo, e sono quello che è meno innamorato degli altri, perché il legislatore ha previsto 4 tipologie di firme che potrebbero essere utilizzate in ragione della tipologia dei documenti. Allora, se è vero che l'istanza e l'istruttore si identificano, significa che io do una mazzata micidiale al back office e la verifica delle dichiarazioni dei dati diventa una verifica veloce, una verifica efficace e una verifica economica. Questa è la filosofia che stiamo seguendo nei progetti nella regione Umbria e nei comuni. È chiaro che un'altra linea guida abbastanza semplice è che abbiamo acclarato che il documento informatico, se rispetta le norme tecniche, ha validità legale. Questo è un punto acclarato dal 1997. Il problema è che cosa avviene di fatto quando si scrivono documenti in un'amministrazione? Che tendenzialmente si adopera un applicativo, Word o altri, che non ne garantiscono che cosa? I requisiti della forma scritta, cioè a dire l'integrità, la non modificabilità del documento, la sicurezza del documento e il legame del documento all'autore del documento. Questi sono criteri che hanno 2000 anni, venivano adoperati nella biblioteca alessandrina 2000 anni fa e sono rimasti quelli, rimarranno questi, perché nell'archivistica analogica o digitale questi sono criteri fondamentali. Cosa avviene nelle amministrazioni? Nelle amministrazioni si scrive in modalità con questi applicativi che non garantiscono il rispetto dei requisiti della forma scritta e qualcuno ha la pretesa di apporvi la firma digitale. Dopodiché la firma digitale è valida, ma il documento no. Allora, cosa costerebbe, e questo è il punto, alle amministrazioni che quando io ho scritto il documento lo trasformo in un documento che rispetta uno standard XML, per esempio, o altri standard, che mi permettono di rispettare i requisiti della forma scritta. A quel punto io ho l'amministrazione digitale. Quindi l'assurdo è che tutti scriviamo in digitale e nel minuto in cui abbiamo finito di scrivere in digitale e lo dobbiamo trasformare in un documento standard che rispetti i requisiti della forma scritta, noi ci fermiamo e cosa facciamo? Lo stampiamo e ci mettiamo la firma a mano. Proprio nel punto in cui noi potremmo giocarci la carta dell'amministrazione digitale, in quel punto noi non ce la giochiamo. Guardate che questo ci costa 20 miliardi di disfunzioni tra una cosa e l'altra, perché continuiamo a perpetuare due sistemi con le responsabilità erariali che vi dicevo prima. Quindi è evidente che questa linea guida sul documento informatico è valido il documento se rispetta le regole tecniche, ma soprattutto se rispetta i requisiti della forma scritta, che sono esattamente gli stessi per il documento analogico e per il documento informatico. Altro aspetto fondamentale è che i documenti che vengono prodotti, che vengono gestiti, che vengono trattati, devono essere conservati. E noi abbiamo le norme sulla conservazione informatica dei documenti, la conservazione a norma di questi documenti. Siamo in grado, cioè, di conservare nel tempo i documenti sia per l'esibizione degli stessi, sia per la efficacia probatoria dei documenti. Queste norme, finora abbiamo utilizzato norme del 2004, però con un decreto del 3 dicembre 2013 abbiamo le nuove norme sul protocollo informatico e sulla conservazione dei documenti.
anche per la conservazione dei documenti bisogna adottare un manuale di gestione per la conservazione dei documenti. E i documenti, ovviamente i documenti analogici dovrebbero diventare digitali, le norme tecniche prevedono come questo deve avvenire, ovviamente sul principio della corrispondenza e tra il documento originale di carta e il documento digitale, e però il documento deve, una volta diventato digitale, non deve più essere conservato in modalità analogica. Quindi la conservazione ci permette di chiudere il processo documentale che nasce da un'istanza, il documento viene protocollato, viene lavorato oggi, se identifichiamo istanza istruttoria, con una istruttoria velocissima, e si conclude con la conservazione del documento. Ma si conclude anche perché il documento si pubblica sul sito. Quindi, se c'è una determinazione di un dirigente alla fine di un procedimento, la determinazione prende varie strade, viene conservata a norma, viene pubblicata sul sito e viene comunicata ai soggetti interessati. Tutto questo lo si può fare in modo veloce, se uso tecnologie e con costi tendenti allo zero. Quindi abbiamo già detto alcune cose sul sito e i siti ovviamente dovrebbero essere costruiti con grande rispetto e con grande attenzione ai contenuti, ai dati. Voi sapete come si fa la realizzazione di un sito? È molto semplice. Chiamo un informatico e gli dice fammi il sito. E lì inizia il dramma. Perché l'informatico è bravo a farlo dal punto di vista tecnico, ma non capisce assolutamente niente, non per colpa sua, di quelli che sono i contenuti che devono andare nel sito, ma soprattutto della struttura funzionale del sito, della struttura logica del sito. Chi deve intervenire in questa fase? È coloro che si occupano dei contenuti. Quindi i dirigenti, scusate, ma perché non ho colpa. I dirigenti e anche gli altri che devono collaborare per dire guardate, questi sono contenuti importanti che dobbiamo mettere, questi vanno messi in un certo modo perché servono al cittadino e via dicendo. E poi va monitorato il sito, perché il sito una volta strutturato non è un sistema rigido non modificabile, è un sistema dinamico, quindi è dinamico nei contenuti. Mentre la nostra attenzione tendenzialmente va alla parte tecnologica, ci mettiamo le musichette o non ce le mettiamo, ci mettiamo i colori oppure non ce le mettiamo, e quindi anche lì abbiamo vissuto fasi incredibili, da siti pieni di colori, no? Mano a mano stiamo, per fortuna stanno diventando più semplici nella possibilità di accesso, però scarsa attenzione ancora ai contenuti, ai dati. Pianificare il passaggio verso, ed è l'ultima slide, pianificare il passaggio verso l'amministrazione digitale. Mi rendo conto che le cose che ho detto sono cose che volutamente le ho dette anche in modo provocatorio, in modo duro, non avvengono in un secondo. Però questi benedetti italiani devono pure capire che non è che dobbiamo aspettare 44 anni come la legge 15 del 68 per fare un cambiamento. Se ci sono delle scadenze, le amministrazioni devono farsi carico delle scadenze, e le linee guida che abbiamo indicato sono estremamente semplici. Se io già oggi scrivo documenti digitali, perché non applico degli standard per rispettare i requisiti della forma scritta? Perché non vado a studiarmi le istanze in modo tale che applico il principio dell'autocertificazione e dell'autodichiarazione? Perché non vado ad applicare l'identità, l'altro principio, l'identità tra istanza e istruttoria, in modo tale che rendo quasi istantanea l'istruttoria? È evidente che in molti casi non sarà istantanea, perché non ci avremo i dati per fare la verifica e quindi dovrò chiedere ad altre amministrazioni, le quali amministrazioni magari non hanno i servizi in rete, non hanno le banche dati e via dicendo. Però se non si parte mai, non possiamo pensare che prima sistemiamo le banche dati d'Italia
e poi nel 2072 purtroppo non ci sarò più io. Forse qualcuno si deciderà a integrare i dati, non si fa così. Si parte comunque da quello che abbiamo e si incomincia a snellire il sistema delle verifiche interne, per esempio nelle amministrazioni. In un comune è facile che stati, fatti e qualità di un cittadino sono sempre gli stessi, e quindi la verifica può essere effettuata anche in modalità digitale dopo un certo periodo di tempo. Il problema è stabilire una data dalla quale partire, e partire con l'adozione del protocollo informatico totale che comprende anche la gestione documentale digitale collegata al sito da un lato e alla conservazione alla fine del processo. Io penso che queste linee guida, questi principi sono abbastanza semplici, non sono inventati da me, ma si trovano nelle norme. Io ho fatto una sintesi di questi criteri, ovviamente vi lascio la presentazione con le norme collegate, e se ci fate una riflessione con calma, anche andando a vedere i siti in giro, potete andare a fare delle verifiche sia sulla modulistica, sia sulla semplicità dei procedimenti, se i procedimenti sono descritti con chiarezza, è facile capire cosa fare per ottenere qualche cosa, e questo, diciamo così, permetterebbe anche a un comune, lavorando su questi 3-4 principi, permetterebbe di fare dei cambiamenti notevoli. Il problema è, primo, se uno vuole il cambiamento e se crede al cambiamento, e dall'altra parte smettiamo di parlare di spending review come se ne parla in Italia. La spending review è un fatto normale che dovrebbe avvenire tutti i giorni in un'organizzazione aziendale. Non può essere un fatto anomalo o un fatto eccezionale, perché tanto il taglio che si farà e che faranno, che stanno facendo, vogliono fare, è un taglio che non ha niente a che vedere con la semplificazione vera, perché prima bisogna semplificare e poi si fa la spending review, perché senza la semplificazione non possiamo né razionalizzare né fare recupero di risorse finanziarie. Quindi questo è un elemento fondamentale, l'abbiamo citato, l'articolo 15 del codice. Se voi partite dall'articolo 15 del codice potete fare una riflessione complessiva sul codice stesso, le cose che abbiamo detto. Il codice si può realizzare in modo molto concreto senza crearsi tanti problemi. La verità è che noi siamo sempre legati e solo alle tecnologie in quanto tali. Se ce l'abbiamo, compriamo reti, retine, retucce, computer di vario tipo, e poi ci accorgiamo che tutto rimane come prima, è più complicato. La domanda è esattamente il contrario: prima di comprare qualche cosa vediamo come siamo messi, e poi compriamo qualche cosa che serve a gestire i dati e i documenti nell'amministrazione. Vi ringrazio. Domande subito. Volevo sollecitarle. Chi è che può fare domande? Chi ha avuto esperienze con la pubblica amministrazione? Prego. Io più che una domanda vorrei fare una testimonianza, perché c'è un pubblico di giovani. Mi pare che è registrato. Sì, quindi, sì, è tutto. Certo che è registrato, i dirigenti italiani sapranno di preciso. Vorrei avere questa. Sono 35 anni che. Vorrei portare una testimonianza, perché dai tempi universitari a me ormai abbastanza lontani, feci la mia tesi di laurea sulla partecipazione del privato nel procedimento amministrativo, e parlo nel 1981. Dopodiché ho avuto poco prima l'avventura di fare l'amministratore per 13 anni e attualmente faccio l'avvocato, quindi credo di avere un quadro abbastanza completo di come funziona la pubblica amministrazione italiana. E per fare una sintesi, visto che ci sono dei giovani qua, consiglierei di, se hanno la bontà di farlo, di confrontarsi con la legge 241, perché la legge 241 è, come dire, le impronte digitali dei cambiamenti che sono avvenuti in Italia, che io distingo in tre fasi. C'è la fase in cui il cittadino è un suddito, ed è una situazione che è durata fino al 1990, normativamente.
C'è una fase in cui si è introdotta la cosiddetta partecipazione e c'è l'attuale fase che è di negoziazione. È chiaro che tutto questo implica una preventiva chiarezza in tutti noi su che cos'è l'apparato burocratico, perché è chiaro che l'apparato burocratico è diverso se è in funzione di un sovrano che mette il cittadino come suddito, se invece c'è una democrazia partecipativa che voi saprete probabilmente è nata nel periodo in cui sono stati introdotti i decreti delegati, che coincide con una fase politica ben precisa, quella delle convergenze parallele, del compromesso storico e via discorrendo. E quindi se vediamo il cittadino partecipativo nelle scelte, utopica come aspirazione, infatti è fallita, poi c'è stata la fase negoziale attuale. Perché? Perché il mondo economico è così forte che non può che vedere la pubblica amministrazione come una controparte. In mezzo a questo c'è una IA. Oltre al fatto che le leggi non si sono adeguate nel cammino, prima parlava il professore del segreto, il segreto è conculcato dentro l'apparato burocratico dalla legge 357 che imponeva al funzionario dell'apparato suddito di non rivelare i segreti d'ufficio. E questo è talmente conculcato che da generazione a generazione dentro gli apparati burocratici si continua a tacere, perché non si sa mai, si potrebbe incappare in qualche responsabilità. Tra l'altro ho avuto l'avventura di fare 5 anni assessore al personale, un muro di gomma, proprio per queste ragioni qua. La iattura, la grave iattura, è quando si è introdotta, e quindi capisco tutte le sue doglianze, si è introdotta la separazione tra le scelte politiche e le scelte gestionali, tra le responsabilità politiche e le responsabilità gestionali. Parlo di Bassanini. La prima legge Bassanini ha fatto questa distinzione, che poi è stata ripresa dalla legge 142-90 dentro i comuni, e lì abbiamo trovato l'immobilismo. Vi prego di fare una considerazione, quella del tempo di Mani Pulite. Se oggi voi analizzate come stanno andando le cose in Italia, vi accorgerete che la corruzione è aumentata. Una delle cause è il cattivo funzionamento dell'apparato burocratico, perché non c'è uscita, personaggio, ufficio che non crei una sua struttura di potere nell'organizzazione. Quindi è chiaro che non possiamo procedimentalizzare, perché ognuno si frappone, ognuno crea una difficoltà, ognuno pensa di mantenere il suo spazio di potere da contrattare. Questa è la riflessione che a mio avviso manca. È chiaro che la realtà informatica è drammatica. Ho avuto anche l'avventura di fare l'assessore all'informatica. Parlo della seconda metà degli anni Ottanta. Ricordo una cagnara feroce in giunta per avere un mutuo di 400 milioni per cambiare il sistema AS36 in AS400. S36 in S400, in una realtà come quella del comune di Macerata, dove avevamo fatto un utilizzo splendido di personale riconvertito. In questo pacchetto volevo anche mettere l'acquisto di un'aerofotogrammetria, parlo del 1986-87, e lì è nato il problema. Con l'aerofotogrammetria, se l'avessimo avuta a disposizione, venivano fuori che qua tutti gli abusi edilizi e si sono messi di traverso. Questa è l'Italia, ed è il motivo per cui non si fa il catasto, ed è il motivo per cui non si fa un nuovo sistema di conservazione delle pubbliche, degli atti pubblici e delle pubbliche trascrizioni. Quindi, professore, io sono felice, anzi condivido pienamente tutte le sue preoccupazioni, però anche per responsabilità nei confronti dei giovani, noi dovremmo portare a fare la riflessione su come è nata e come funziona la nostra pubblica amministrazione, perché sennò ci troveremo ogni volta a dirci: ma il dirigente non funziona. Se il dirigente non funziona, se ne va. Se il dirigente deve essere cacciato, non è possibile. È tutto legato alla questione
economico-finanziario. Anche questa è una cosa su cui tenere la riflessione. Tutti i sistemi di retribuzione dei pubblici dipendenti sono aggiornati a quelli dei magistrati. Monti, tra le cose che ha fatto, ha previsto, ed è stato anche recentemente riproposto da Renzi, una riduzione degli stipendi degli altri dirigenti e quindi dei magistrati. Il prodotto è stata la dichiarazione di legittimità costituzionale della Corte, perché altrimenti si sarebbe limitata l'autonomia della magistratura. Però tutti i resti degli stipendi sono quelli, allora delle due l'una: la moglie ubriaca, la bottellina, o la bottellina la moglie ubriaca? Grazie. Vi lascerò nella cartella elettronica anche queste linee di funzionamento dell'amministrazione digitale adottate dall'amministrazione regionale della Regione Umbria, per dare l'idea di come si possono creare delle linee guida abbastanza semplici degli allegati, e tra gli allegati c'è un tipo di manuale di gestione del protocollo informatico per gestire i documenti in modalità digitale e non analogica. Questo documento, siccome è adottato con delibera della Giunta, è norma, e quindi abbiamo proceduto, stiamo procedendo così, cioè creando dei vincoli, degli obblighi, in modo tale che le amministrazioni, senza accorgersi, tra virgolette, applicano il codice dell'amministrazione digitale, perché le linee guida sono impostate sul codice dell'amministrazione digitale. La legge regionale dell'Umbria, numero 8 del 2011, all'articolo 10, stabilisce il principio che tutta l'amministrazione regionale, degli enti della regione e degli enti locali, deve applicare il codice. Quindi loro hanno assunto il codice come elemento fondamentale del sistema di organizzazione della regione e delle autonomie locali con un'apposita legge. E quindi, essendosi dotati di un piano triennale di semplificazione, hanno portato avanti questo progetto, lo stanno portando avanti, e l'anno scorso, no, nel 2012, abbiamo varato queste norme che sono un vademecum degli enti locali dell'Umbria, tanto per dare un aiuto. In più la Regione ha provveduto a fare formazione molto capillare, molto diffusa a tutti gli enti locali, proprio perché è stato fatto un progetto sullo sportello unico delle attività edilizie, delle attività produttive, sportello che riguarda tutti e 92 i comuni della regione. Quindi da un lato linee guida, dall'altro formazione, perché è evidente che solo con le linee guida, senza le formazioni, non si va da nessuna parte. Però, come vedete, c'è la possibilità di riutilizzare modelli di altri enti senza andare a scoprire l'acqua calda, ecco. Prego. Grazie. Io volevo semplicemente sollecitare una sua risposta su un quesito, una riflessione. Vedendo un po' con la bussola d'impresa con la bussola d'impresa, e effettuando un po' un giro su quelli che sono i siti della pubblica amministrazione a seguito dei vari adempimenti del decreto legislativo 33 del 2013, abbiamo visto che molto spesso la struttura delle cosiddette cartelle dei link è corretta, il contenuto è una cosa ben diversa, e in alcuni casi ci sono anche vari modi dove o i dati non sono presenti, oppure i dati sono presenti ma sono esposti in vari formati e con differenziazione in stampa. Partendo da questa riflessione, la domanda è la seguente: se poteva essere utile o meno pensare a un sistema di accesso della trasparenza amministrativa, comunque un sistema in qualche modo centralizzato che, salvaguardando comunque l'autonomia degli enti, mettesse degli strumenti a disposizione degli enti più piccoli per poter standardizzare le istituzioni di alcune informazioni,
e se poteva essere utile o meno pensare a una esposizione di questi dati degli enti, magari utilizzando gli open data per il suo esterno. Grazie. Grazie della domanda, perché è una domanda pertinente e interessante. Allora, qui bisogna ragionare sia a livello istituzionale, che lei sa meglio da me, che le autonomie locali sono autonomie in tutti i sensi, e in Italia poi a toccare le autonomie, nel senso che è meglio avere 8.000 anarchie che non avere 8.000 comuni che in qualche modo sui procedimenti potessero operare come fa la Germania. Se la Germania fa norme in materia di enti locali, l'ultima pagina della legge o del provvedimento porta la descrizione della procedura e tutti i comuni adottano quella procedura. È evidente che chi studia quella procedura la studia al meglio, e quindi l'adozione della procedura unica da parte di tutti è esattamente la logica che stiamo adottando in Umbria, cioè la condivisione di procedure che vengono progettate e realizzate una volta sola per tutti gli enti. E quindi si dà una risposta anche ai siti, perché è evidente che l'ente più piccolo, che magari ha problemi oggi ad entrare nel discorso dei contenuti, è evidente che può essere tirato dagli altri in una condizione diciamo così, che rende più facile la costruzione di siti di questo tipo. I metadati, gli open data. Allora, qui bisogna stare molto attenti. La Regione Lazio, la registrante d'Antonio, la Regione Lazio ha distribuito 6 milioni di euro, mi pare 2 anni fa, per finanziare progetti di open data. 6 milioni di euro sono tanti. Avrei fatto l'open data per tutta Italia. Il risultato? Ma il risultato non lo so qual è che gli open data servono, perché si chiamano dati aperti, nel senso che sono aperti non solo come formato, ma sono aperti come funzione, cioè io posso utilizzare n volte questi dati e posso utilizzarla, posso farli utilizzare da più enti per procedure comuni. Non ci siamo, e diventa difficile arrivare a un livello centralizzato, perché ripeto, noi non abbiamo questa impostazione dal punto di vista costituzionale e anche dal punto di vista normativo. A mio avviso qui ci vorrebbe un atto di coraggio molto forte, dove l'ANCI, le associazioni, le regioni eccetera fanno un patto e incominciano a decidere di usare procedure comuni concordate assieme. E non c'è un'altra strada, se no, altrimenti bisogna ricorrere a una legislazione che impone alle autonomie certe cose, e noi non lo possiamo fare con l'assetto costituzionale vigente. Non saprei dare una ulteriore risposta. A me piacerebbe molto questo discorso, perché non lo stiamo verificando in Umbria, la cosa funziona, ma la Germania dal 1958 produce norme per gli enti locali con questo criterio, che ti allego alla fine la procedura, una per tutti. E quindi è evidente che noi stiamo lavorando per esempio sull'ipotesi del permesso per costruire, e lei sa che è una questione molto sensibile delle amministrazioni comunali, perché si vanno a toccare problemi che riguardano il territorio, interessi, eccetera. Con il principio che vi ho illustrato prima, l'istanza uguale istruttoria, significa che l'ingegnere da casa prende i dati dal comune e progetta, il che significa che l'istruttoria si azzera. È evidente che per fare questo bisogna entrare nell'idea di volerlo fare questo, cioè di semplificare al massimo questa procedura, che è un mito delle amministrazioni comunali. Quando si parla di tributi e l'ufficio tecnico sono due strutture mitiche,
perché hanno delle procedure che sembrano complesse e non lo sono all'atto pratico, perché stiamo dimostrando che si possono semplificare al massimo con l'applicazione di strumenti urbanistici digitali, tipo il catasto di un comune o il sistema territoriale di un comune, che diventa oggetto comune di coloro che progettano e che si attengono a quel sistema, e quindi se si attengono al sistema territoriale cartografico, catastale di un comune, è evidente che la progettazione non può essere diversa dai dati che l'ingegnere è costretto a prendere al comune, quindi l'istruttoria diventa... Allora, dico questo perché alla fine procedure di questo tipo potrebbero essere tranquillamente omogenee in tutta Italia. Questo per dare una risposta di cose che stiamo facendo concretamente, non di forse possiamo, no? Si stanno realizzando queste cose, a settembre potete anche entrare nel sito del SUAP, della regione, e vedere come funzionano anche i modelli che hanno a che fare con il permesso per costruire. Cambia solo le istanze, e nella istanza che io mi gioco tutto, no? Nella domanda, e allegare, fare dichiarazione alla domanda, e nell'allegare alla fine solo il progetto tecnico, cioè non devo costruire un grattacielo ma devo costruire due piani, perché lì posso solo costruire due piani, ecco. Allora il sistema, se è un sistema digitale, blocca l'ingegnere se vuole costruire un progetto a tre piani, è banale, ma è così, almeno questo l'informatica riesce a farlo. Faccio anch'io una domanda da informatico, professore, la faccio provocatoria. Secondo lei perché è così difficile nella pubblica amministrazione far adottare sistemi open, free, con i quali poi l'amministrazione risparmierebbe pure un sacco di soldi? Prego. Continuate a registrare. C'è una norma, che esistono anche le norme su come uno dovrebbe progettare un sistema informativo automatizzato, e dovrebbe fare una gara d'appalto per acquisire il sistema informativo automatizzato. Se le amministrazioni non si attengono alle norme, è evidente che diventa difficile poi a cascata, tutto il processo è fuori linea. Fatta questa premessa, perché non si va verso strumentazione o procedure di tipo open, no? È molto semplice, perché se uno all'interno stabilisce che bisogna andare verso sistemi proprietari che sono gli unici che mi potrebbero risolvere dei problemi, e invece potrei andare altrove, è evidente che le decisioni vengono prese sulla base di queste decisioni che sono tecniche. Poi che queste decisioni siano prese in modo tranquillo, senza interessi di altro tipo, su questo non posso esprimermi, ma è inevitabile che noi stiamo andando avanti verso questa filosofia del software libero, diciamo così, perché stiamo andando avanti, sia pure a passettini, sull'idea dell'open data, sull'idea dei metadati. Quindi prima o dopo si ramificherà questa cultura e sarà più facile andare verso l'uso di strumenti aperti, e soprattutto se entriamo nell'idea di riusare realmente strumenti aperti che già esistono, ma non solo strumenti, ma procedimenti, procedure, modulistica, progetti che possono dimostrare che possiamo semplificare, quindi pagare di meno, allora saremo in grado veramente di procedere. Io vedo spesso i bandi, vi vado a vedere subito la premessa dei bandi e le norme citate sono vagamente il codice dell'amministrazione digitale, poi si scordano che per esempio l'articolo 15 obbliga prima a semplificare e poi a, quindi ripeto, la maggior parte di questi interventi sono fuori legge, uso questo termine non per dire che sono fatti per calpestare, no, sono proprio fuori dalle norme, mettiamola così, perché c'è anche ignoranza su queste sue norme. Mi sono accorto in giro che molti tecnici hanno delle idee strane sulle firme elettroniche,
hanno delle idee strane sui documenti informatici, hanno delle idee strane sulla conservazione. Allora, se ti capita un tecnico così, è evidente che poi l'amministrazione, un sindaco non necessariamente deve essere un tecnico, e quindi si deve fidare di chi mette per iscritto una certa soluzione. Altre domande? Professore, io allora la ringraziamo per questa bella lezione. Io però ho dimenticato stamattina di dire una cosa importante, perché pensavo che l'avrebbe detta lei, invece lei è una persona sempre molto riservata, molto, che lei è stata tra coloro che hanno creato il canto. Quindi sbaglio. Sì. Quindi non è, per questo lei lo cita sempre, lo cita spesso, peraltro dovrebbe essere costantemente citato quando si parla appunto di amministrazione digitale, è un po' la Bibbia, no? Dovrebbe essere. Ma insomma, chi meglio di lei appunto può indicarci come ha fatto, visto che è stato tra i creatori. Insomma, sì, se posso fare una battuta sul canto come è nato? Ah, certo, perché? Il CAD è stato emanato nel 2006, però è stato adottato nel 2005. In effetti è nato nel 2001. Nel 2001 io ho avuto l'incarico di presiedere un piccolo gruppo di lavoro fatto di 3 persone, io e altre 2 persone, scelte da me ovviamente, dal ministro dell'epoca, per fare un codice che era il codice della società dell'informazione, era una cosa un po' più ampia. E abbiamo fatto questo codice che è rimasto in bozza, e continuiamo a registrare, quando si producono delle norme poi si va al cosiddetto concerto, cioè al concerto con i ministeri eccetera, e il concerto diventa un concertino alle volte, per cui ognuno acquista la propria competenza sfuggite in questo codice della società dell'informazione, perché il codice si occupava di tutela dei dati personali, di reati informatici, senza togliere niente a nessuno, cioè sotto la voce reati informatici si rinviava all'epoca la legge 547 del 93, eccetera. Era un meccanismo anche moderno di tecnica di normazione. Allora questo ha creato problemi, allora per non far sfumare tutto il discorso, la parte, abbiamo estrapolato una parte di questo codice della società dell'informazione che è diventato il codice dell'amministrazione digitale. Il codice dell'amministrazione digitale si basa però sul decreto 513 del 97, che è il primo decreto che io ho scritto per regolamentare la firma digitale, la conservazione dei documenti a norma e la validazione temporale. Siamo stati il primo paese al mondo a normare in un ordinamento queste cose e siamo stati i primi al mondo a sollecitare le società di software sulla questione della validazione temporale. All'epoca non c'erano applicazioni software fatte bene che affrontassero il problema della validazione temporale, cioè della validazione legale del tempo. Del tempo digitale che mi permette di certificare quando io ho firmato un documento, quando io mando una PEC e via dicendo. Quindi in qualche modo siamo stati, abbiamo anche stimolato il mercato da questo punto di vista. Chiudo la notazione perché mi ha provocato lei, io normalmente non parlo delle cose mie. La legge sulla firma digitale è nata prendendo un caffè io con il capo di gabinetto dell'autorità per l'informatica nel 1996. Io mi permisi di dire che nel 1995 era stata fatta una norma sulla rete unitaria della pubblica amministrazione e feci una battuta proprio che ho fatto oggi, cioè cosa ci fate girare dentro la rete che ha una validità legale. Mancava una norma per rendere validi i dati che giravano nella rete unitaria della pubblica amministrazione. E allora io sollevai il problema prendendo un caffè in un bicchiere da plastica con il mio amico capo di gabinetto, l'avvocato Franco Cocco, il quale mi disse: trova la soluzione. Io avevo letto una sera prima un trafiletto sulla cosiddetta firma digitale, che devo dire la verità, non sapevo nemmeno che cosa fosse,
E quindi mi sono dato da fare e ho approfondito il problema. Nel 1990, questo era febbraio del 96, in tutto il 96 abbiamo lavorato per fare la norma che è uscita sulla prima legge Bassanini, articolo 15,2, e abbiamo contestualmente già scritto il DPL di applicazione della norma e abbiamo scritto poi un anno dopo le prime norme tecniche sulla firma digitale. Quindi è stata una iniziativa mia personale. All'epoca a nessuno interessava creare uno strumento di